Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, noi siamo il paese del bel canto e qualche volta naturalmente prendiamo delle stecche. In questa campagna elettorale di stecche se ne sentite parecchie. Strepito, senso dello spettacolo e anche un po' della caciara. Non c'è da fare i moralisti, i supercigliosi, non c'è da avere tutto questo sussiego. Sono cose che succedono in un paese come l'Italia. È un paese in transizione, così si dice, ormai da quasi 20 anni, che non ha trovato un suo baricentro. Il consenso varia, un po' di qua, un po' di là, e per cacciare, per procurarsi il consenso, si fa qualunque cosa. Berlusconi fa i fuochi d'artificio in campagna elettorale, questo nessuno lo può negare, neanche una persona come me che gli è amica. Dice che i suoi avversari non si lavano, il che insomma andrebbe provato. Dice che le case abusive, beh, per adesso è meglio che restino in piedi, strizza l'occhio, racconta molte barzellette, fuochi d'artificio. D'altra parte la campagna elettorale è come una guerra, è mors tua, vita mea, bisogna vincere. È l'unica vera regola del gioco, purtroppo. Però non è che i suoi avversari siano da meno, guardate un po' qui. Milano è la capitale del berlusconismo. Allora c'è da fare qualcosa, ma noi non abbiamo i mezzi. La vostra libertà è un circuito commerciale, è un supermercato. Non abbiamo nessun mezzo, siamo tagliati fuori da qualsiasi progetto. È una sequenza di canali pubblicitari. La verità è che sono incapaci di intendere e di volere questa gente qui. È una libertà senza contenuto, è una libertà predatoria. Ha firmato già un piano regolatore la signora di 35 milioni di metri cubi di cemento. È una libertà patrimoniale, è la libertà dello stupro. Noi vogliamo una libertà responsabile. A salut Busone. Busone. È un termine dialettale per omosessuale. L'ha usato Grillo. Voi siete la libertà dello stupro, dice Vendola, Grillo l'ha usato contro Vendola perché Vendola è apertamente omosessuale. Insomma, direi che anche a sinistra, sì, c'è per esempio Fassino, lo conoscete Fassino, il candidato sindaco di Torino, che ha condotto una campagna elettorale sabauda, seria, contro un dignitoso avversario, questo Coppola, e hanno parlato, diciamo, dei problemi della città, ma ecco, sono un'eccezione. Poi Grillo ha provveduto subito a dire che Fassino sembra una salma, e poi ha detto che Prodi ha l'Alzheimer, e poi ha detto che Vendola è un buco senza ciambella. Cioè, ne ha dette di tutti i colori. Noi abbiamo qui una sinistra che è più populista, più demagogica e, diciamo, più ferocemente attaccata all'idea che il paese vada strattonato. Non so, Flores Darcais, un altro di questi profeti della sinistra radicale, ha detto che Berlusconi ha una bocca immonda. Insomma, veramente di tutti i colori. Allora, insomma, bisogna poi alla fine scegliere con un po' di intelligenza, con un po' di sapere della testa e anche con sentimento, in indipendenza, avendoci riflettuto bene. Alla fine poi si tratta di governare delle città, non è l'apocalisse che è in arrivo. Quello che non apprezzo è la compunzione, cioè si è ciò che si è e bisogna darlo a vedere, perché questa è la regola trasparente di ogni democrazia. Oggi sul Corriere della Sera Giuliano Pisapia ha detto: ah, ma io ho una madre cattolica, ma la mia è una famiglia per bene, moderata, ma lo sappiamo tutti, è figlio di un grande avvocato, uno di coloro che hanno firmato il codice di diritto penale, insomma il nuovo processo accusatorio. È stato sgradevole che gli sia rimasta appiccicata quell'accusa non vera. Per carità, tutto il rispetto per il candidato Pisapia, però la compunzione no. Cattolico liberale, moderato, no, Pisapia è Pisapia, su. Centri sociali, una campagna rock e anche un po' punk, e insomma se diventa sindaco
non c'è più il borgomastro Moratti, con tutti i suoi difetti, principale dei quali non avere voluto chiedere scusa dopo aver fatto un grave errore contro il suo avversario, però insomma, il borgomastro Moratti è una cosa direi piuttosto seria. Ecco, la sinistra a Milano ha scelto un candidato molto diverso dal moderato uomo di governo Sabaudo Fassino, ha scelto un candidato un po' così, insomma, un po' movimentista, e dagli anni 70 ad oggi Milano diciamo di movimentismo ne ha vissuto molto e non è detto che voglia riprovarci. Comunque ognuno giudicherà e farà quello che crede ed è giusto che sia così. Il bouquet è molto vario, come avete visto anche i comizi e gli aggettivi sono molto vari. Auguri per il voto, noi ci rivediamo a Cose Fatte lunedì prossimo. Parla Londra, abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.